Ciao a tutti, ben ritrovati su Fumetti e Parole. Oggi parliamo non di tutto ciò che il maestro Eugenio Sicomoro ha scritto o disegnato, ma in particolar modo di un volume uscito poco tempo fa in edicola, grazie a Cosmo, con il titolo Rio Grande. Prima storia con il titolo Cacciatore solitario fa proprio riferimento ad un personaggio solitario. Questo ha perso il figlio perché è impiccato per ragioni, tra l'altro, sbagliate, cioè il figlio è stato accusato ingiustamente di aver commesso una malefatta, ebbene questo non ha potuto fare nulla per evitarlo e si è sostanzialmente nascosto. Vive in solitudine nei boschi, ha un buon rapporto con gli indiani, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente potete immaginare il suo carattere molto rude e grezzo. Viene sollecitato per la ricerca di un fuggiasco, ebbene lui rifiuta, ma questo fuggiasco poi se lo trova di fronte. Come finirà la storia? Molto interessante, pochissime pagine, disegnato veramente molto bene. Male che dite, lavoro di prospettiva veramente molto molto elevato e poi soprattutto considerato il fatto che non è una storia recente, bensì molto molto datata, vedere un dettaglio, ma soprattutto un incastro fra le varie vignette e il fatto che alcuni personaggi vadano sopra la vignetta rende questo fumetto assolutamente contemporaneo, ecco, posso dire questo, molto bello. Meno di 20 pagine questa storia, un uomo preciso, eh sì, perché in realtà si parla anche qui di un uomo solitario, una storia molto introspettiva, questo silenzioso pistolero si allena costantemente, è già un punto di riferimento per la città, chiunque lo conosce, i bambini, i ragazzotti del paese lo adorano, anche perché, insomma, lui si diverte a dimostrare appunto quanto è preciso. Quando ha l'occasione di usare il ferro per uccidere un uomo, non lo fa. E quindi viene etichettato un po' come vigliacco. Spiega bene il perché, soprattutto ai ragazzotti, ma perché aspetta di utilizzare la sua pistola solo in un determinato caso. Questo gli si para di fronte e non posso raccontarvi come andrà a finire, ovviamente. Anche qui molto interessante, pochissime pagine, come detto, però i disegni, ma soprattutto la sceneggiatura, sono secondo me di altissimo livello. Il riscatto, anche qui una storia breve, possiamo definirla romantica, non dico d'amore, no, perché qui ci sono dei pistoleri belli incazzati e anche degli indiani, però c'è una sottotrama molto delicata rispetto alle due storie precedenti, insomma, c'è qualcosa che fa avvicinare il protagonista all'amore. Non voglio essere troppo smielato perché qui il finale, quindi neanche l'ultima pagina, l'ultima vignetta è quasi struggente, molto delicato, ma ci sono degli indiani balordi che non fanno passare una carovana a meno che non esca fuori l'artefice di un assassinio. E non esiste questa persona all'interno del gruppo della carovana, ma il nostro protagonista si fa avanti e, se volete, un po' come vittima sacrificale, va a alzare la mano, offrendosi agli indiani. Vi dico già il finale perché sono talmente poche pagine che in realtà non andrete se non grazie a questo volume a ritrovare questa storia. La cosa bella è che il riscatto non è in denaro, ma è un po' per ripagare di tutte le malefatte che il protagonista ha fatto nella sua vita. Anche qui i disegni sono ovviamente degni di nota. Grande maestro.
La prossima storia non è in realtà una storia western, si chiama Un sacchetto di terra, è una storia legata al mondo militare, anche qui c'è un sottofondo, una sottotrama molto romanzata ma anche romantica. Vediamo due immagini. Immagini, ma soprattutto impaginazione rendono bello questa storia. La sceneggiatura un disastro. Ecco, di tutto il volume, quella che mi è piaciuta di meno, bellissimo, bellissimo, il finale quasi struggente, ma è una pagina. Tutto il resto è veramente super confuso. Cioè, paradossalmente avrebbe bisogno di 100 pagine questa storia per essere raccontata nella sua interezza. E quindi, bah, il risultato, non mi è piaciuto per niente. Porca miseria, a volte perché costretti magari a una bassa foliazione di alcune riviste, delle storie sono veramente risicatissime. Questa si meritava molto di più. Porca miseria. Ultima storia del volume, abbiamo detto che non c'entra nulla con il western, anzi è una storia scritta e non solo disegnata da Eugenio Sicomoro, horror. Lui la definisce horror, ma è vero, perché ci sono degli elementi che sono quelli classici, se volete, dell'horror più antico, più conosciuto, più blasonato, eccetera. Qui abbiamo un licantropo che spunta fuori a un certo punto della storia. Bello, diciamo, tutto ciò che riguarda l'incipit. Mi piace molto, molto la sceneggiatura, soprattutto delle prime tavole, delle prime pagine. Il disegno è un po' troppo bianco, cioè tanto bello il, diciamo, dettaglio dei volti e dei corpi. Gli scenari, le ambientazioni sono abbozzate piuttosto che a volte proprio eliminate. Sicuramente una volontà del maestro, ma boh, scelta discutibile. Il finale, sì. Carino, non sicuramente la storia più bella. Diciamo che quindi per chiudere tutto quanto il volume, do il mio voto, ecco la mia moneta, la spendo più che altro per le storie, le prime due storie ambientate nel mondo del West. E quest'ultima non entra sul podio, ecco, diciamo così, però è sul quarto gradino inesistente del podio della classifica, ecco, facciamo così, di questo volume. Convintissimo che questo video avrà pochissime visual, sono comunque contento di aver presentato a voi un volume nuovo. Benché di edicola, penso che sia importantissimo portare questo tipo di contenuti sul canale, almeno questo è quello che io voglio e continuerò a farlo. Intanto, beccatevi la mia libreria, guardate che figa, Madonna mia, sono contentissimo. Ma tornando a noi, mi raccomando, non fermatevi a leggere soltanto le cose che vengono presentate dagli youtuber più famosi. E non sto neanche dicendo di ascoltare il sottoscritto, ma ascoltate il vostro cuore, entrate in edicola, in fumetteria, in libreria, fatevi un po' stupire, comprate delle cose che non siete abituati ad acquistare. O almeno sfogliate le cappero, cioè informatevi su internet, c'è di tutto e di più. Quindi mi raccomando, date valore alla lettura e anche a delle storie e dei maestri che voi non conoscete. Ciao quindi, appuntamento al prossimo video. Viva il fumetto!